Strade deserte, auto parcheggiate, imposte chiuse. Ogni tanto passa un'auto. A passo lento, alcune persone si avviano verso la propria abitazione. Siamo a Gello, periferia di Pistoia, una bella zona avvolta nel verde, ma con poche attività. Un bar, un genere alimentare, la sede della Misericordia. Come vivono questo momento le persone che risiedono in questa zona? Soprattutto gli anziani, di che cosa hanno bisogno? Quali sono le richieste alla Misericordia delle persone che abitano in zona? Sono aumentate le spese, spese a domicilio. Non ci sono banchine o comunque fermate dell'autobus che possono essere idonee a un anziano o a una persona disabile. Semmai a volte se hanno bisogno è più facile che allunghi qualcosa io, ecco. Ma si vive con un po' d'apprensione perché ancora Dio non siamo fuori, Dio, siamo un po' allarmati da numeri che si vedono e quindi c'è questa preoccupazione, si cerca di prendere le precauzioni più che si può, ma d'altronde Dio o si muore di coronavirus o di ansia, così Dio, sicché Dio si cerca di continuare a vivere. Io personalmente mi muovo pochissimo perché purtroppo l'età c'è, i rischi ci sono per me e non vorrei crearli anche a altre persone. Bisognerebbe avere un pochino di più a domicilio. Bisognerebbe che ci guardassero un poco di più, ecco, perché sinceramente una persona come me che fa la chemio biologica ogni 15 giorni, spostarsi, andare alla farmacia, ecco, insomma, mi rimane un pochino scomodo. Quali sono i servizi che offrite agli anziani? Gli si porta la spesa a casa, telefonano la sera avanti o la mattina, si prepara la spesa e gli si porta a casa. Ma le persone un po' più grandi, chiamiamole più mature, sicuramente o ci sono i figli che le vengono a prendere oppure si consegnano a domicilio noi, sì.